Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore di Londra, il quale mi ha posto questa questione, questa domanda. La magia, dottore, mi spiega in che rapporto sta con l'ipnosi, la magia? Io gli ho risposto e rispondo anche a te che mi ascolti, che l'ipnosi nasce dai sottoborghi, dai sborghi, dai sottofondi della magia, tanti e tanti secoli fa. Possiamo anche dire che la magia nasce da quando l'uomo è su questa terra. Tutto è magia se rifletti, però nell'accezione popolare la parola magia ha assunto un significato negativo. Nel 1750 circa, un certo medico di Vienna, Franz Anton Mesmer, questa è la storia, puoi trovarla su Wikipedia, su qualsiasi fonte accreditata e su qualsiasi libro, sdoganò l'ipnosi, che all'epoca non la si chiamava ipnosi, la si chiamava mesmerismo, magnetismo animale, o mesmerismo in onore di Franz Anton Mesmer, questo medico viennese, e la portò in auge alla luce della scienza. Naturalmente fu riconosciuta poi in seguito, iniziò il dibattito scientifico da un altro medico scozzese di nome James Braid intorno al 1800, la prima metà del 1800, fino ad arrivare ad essere, dopo tanti battibecchi, tante diatripe tra gli stessi medici che vedevano veramente i miracoli della mente con le sole parole e chi invece usava martello e scalpello, cioè i medici dell'epoca che usavano salassi, chirurgia per eliminare un problema, ok? Cioè una chirurgia invasiva. Poi c'è tutta una storia, ci sono stati Eliotson e Sdaille, tutti medici che praticamente praticavano l'ipnosi, ma che per un motivo o per un altro furono cacciati via dal loro ordine dei medici perché considerati ciarlatani. Ecco, finché nel 1958 l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, perché anche oggi esiste l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film, l'ipnosi da spettacolo, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi vera e professionale e soprattutto con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, unica, e non lo dico per vantarmi ma perché è vero, ad arrivare ai giorni nostri in cui l'Associazione Medica Mondiale ha riconosciuto l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola come medicina alternativa. È lo stesso Papa Pio IX nel 1847 aprì le porte del Vaticano nella sua sede di Napoli a un certo Auguste de la Fontaine, che girava un franco svizzero, un francese svizzero, figlio di Charles de la Fontaine, un cantastorie famoso dell'epoca, il quale girava tutta l'Europa, toccava i ciechi vedevano, toccava i sordi ascoltavano di nuovo, toccava i lebbrosi, la loro pelle tornava meglio di prima, toccava i paralitici camminavano di nuovo, eccetera eccetera. E Papa Pio IX, io ho comprato questo bellissimo libro in francese dell'epoca, in lingua originale, edizione originale, che quando raccontava la sua storia, questo Auguste de la Fontaine arrivò a Napoli, i napoletani facevano così, facevano le corna, perché pensavano, la sua fama lo precedeva, pensavano fosse opera del diavolo, no? Tutti questi miracoli, queste cose, queste magie. E il Papa Pio IX disse: vabbè, mi fa piacere che tu, Auguste de la Fontaine, allevi le sofferenze dell'umanità, l'importante è che tu non scimmiotti, non copi, non ti spacci per Gesù Cristo. E lui disse: no, signore, signor Papa, io faccio le mie cose, dico che uso il mesmerismo, all'epoca si chiamava mesmerismo, da Mesmer, dal medico viennese, cioè tradotto ipnosi, e non dico assolutamente che si tratta di religione, infatti l'ipnosi non è né religione né politica, è il potere della tua mente. Dopodiché che succede? Che oggi come oggi, a parte l'Associazione Medica Mondiale che la riconosce come medicina alternativa, la famosa ipnosi vera e professionale di maiuscola, ma anche
lo stesso Vaticano la riconosce. Tu considera che in tutti gli ospedali del mondo, in tutti, anche se becchi 100 medici, 100 persone, soltanto una sa che cos'è e se è la verità, ma ti puoi documentare benissimo su Lancet, Life, sui siti accreditati, eccetera, eccetera. Si usa l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola per anestetizzare, fare l'anestesia delle persone intolleranti ai farmaci dell'anestesia. Perché? Perché altrimenti non sarebbero potuti essere operati, anche operazioni di alta chirurgia. E tu considerai che nel 1914-18, nella prima guerra mondiale, prima che la scienza inventasse o scoprisse, meglio dire, il cloroformio per l'anestesia con tutti gli effetti collaterali del caso, i medici, non avendo a disposizione nulla per anestetizzare soldati mutilati e compagnia bella, usavano l'ipnosi vera e professionale V maiuscola per eliminare il dolore da questi mutilati di guerra in campi di guerra. Questa è storia, ragazzi, ti puoi andare a documentarti, a fare tutte le tue ricerche, perché adesso c'è questo che si chiama cellulare, che è l'università nelle tue mani. Poi logico, come quando vai a comprare la carne, come quando vai a scegliere il tuo medico migliore, funziona con il passaparola, no? Con il chiedere se è veramente in gamba oppure no, se ti ispira fiducia, cosa ti trasmette questo professionista, anche nel mondo dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, perché esiste una marea di soggetti. L'altro giorno mi ha scritto un signore di Parigi che mi ha detto: dottore, io sono pure ipnotista, bla bla bla. Ma essere ipnotista dice tutto, non dice nulla? È come quando uno dice: io guido l'autovettura. Bene, che tipo di autovettura? Cioè, oppure: io guido gli aerei. Bene, che tipo di aereo? Bisogna capire sempre che cosa, dove è specializzato questo esperto di ipnosi. Perché in tutti i corsi che ho visto prima di conoscere la dottoressa Rina Brunini nel 2008 da Los Angeles Beverly Hills, il professor dottor Michelangelo Garai, io notavo in tutti i corsi, i libri che ho letto, molto generalismo, cioè generalisti, gente che sì, conosceva le tecniche, accendere, mandare in trance, rilassare, ma poi cosa dice la persona? Condizio sine qua non per un esperto di ipnosi è capire cosa dire. Sono importanti le ore di volo come un pilota, dimostrare con i fatti che cosa si è fatto e non con i bla 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 bla, dove il mondo è pieno. Ma se rifletti, anche quando vai a portare la tua macchina da un meccanico, c'è l'elettrauto, c'è il meccanico, c'è il carrozziere, e così è il nostro corpo, la nostra vita, la nostra mente. Bisogna trovare lo specialista del tuo problema. Io ho avuto l'onore, il piacere, la fortuna, chiamalo come vuoi, di incontrare due grandissimi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, la professoressa, dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, i miei maestri, i miei associati, i miei mentori, i miei amici per l'eternità. Quindi posso considerarmi forse qui in Occidente l'ultimo dei moicani. Io non ho mai conosciuto un metodo che è poi diventato il mio metodo, coniato il mio metodo, fondato il mio metodo DCS con la V maiuscola, di ipnosi vera professionale di V maiuscola, perché sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza a certi livelli H24 da più di 12 anni, dal 2008 ad oggi. Anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra. Per cui non mi dilungo oltre, puoi farmi tutte le domande, anche le più stupide, le più banali, io ti risponderò gratis, mi fa piacere se mi scrivi anche per approfondire certi temi gratuitamente, scrivimi per email soprattutto, perché sono spessissimo all'estero, ok? Dove non prende internet, in posti sperduti del mondo. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi, Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi, Soluzione di Cesare del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione di Cesare del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, e alla prossima, ciao.